una mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano. E tu mi devi seppellire lassù in montagna. Allora, il tema di stasera è un'Europa democratica, inclusiva, un mondo più giusto. Avremo un paio di contributi via video e poi abbiamo qui gli ospiti che sono Piero Fassino, Valeria Pedeli e Alfieri. Scusate, sono un po' stanco perché ho fatto un precedente dibattito, quindi dovete avere un po' di comprensione. Allora, io darei il via al primo contributo video di Norbert Walter Borjans, presidente della SPD. Però consentitemi un attimo una piccolissima digressione perché siamo a Modena e vorrei cogliere l'occasione per ricordare la figura di Renzo Imbeni, che è stato vicepresidente vicario del Parlamento europeo. È una figura importante che va ricordata in occasioni come questa, che ha saputo anche coniugare, diciamo, il suo essere emiliano, figlio, diciamo, della tradizione migliore della politica emiliana con l'Europa. Questo era modenese, sindaco di Bologna, ma modenese, per questo nato il mio stesso giorno, 12 ottobre, quindi, ed è una delle ragioni per cui avevo piacere di ricordarlo. Ecco, quindi vi prego adesso di mandare in onda il filmato di Norbert Walter Borjans, che è uno dei due presidenti della SPD. Schuld des einen oder anderen Landes, aber das zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich unterhakt, dass man gemeinsam Schlüsse daraus zieht, gemeinsam gegen diese Bedrohung vorgeht. Die Europäische Union, die muss mit der Bewältigung der Corona-Krise jetzt zeigen, welche Kräfte sie hat. Wir haben in der schwierigen Stunde in Europa, in einer schwierigen Stunde, die wir selten so hatten seit der Gründung, seit der Unterzeichnung der römischen Verträge von 1957, die uns so gefordert hat. Aber wir haben auch gezeigt, dass Europa im entscheidenden Moment zusammenstehen kann. Es hat anfangs Anlaufprobleme gegeben, aber wir haben es geschafft, dass wir schnell Patienten aufgenommen haben, gegenseitig, dass wir uns mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgeräten unter die Arme gegriffen haben und dass wir am Ende auf der europäischen Ebene zwei wichtige Pakete, Finanzpakete haben schnüren können, die schnelle Hilfe gebracht haben. Ein erstes über 500 Milliarden Euro, das sichergestellt hat, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die betroffen waren, dass Unternehmen, die betroffen waren,
dass das, was ausfiel, aufgefangen wurde, und zwar sehr schnell und sehr mehrheitsfähig in Europa. Und dann mit ein bisschen länger Vorlauf ein großes Wiederaufbaupaket, das jetzt dafür sorgt, dass die Wirtschaft in den am stärksten betroffenen Staaten wieder in Gang kommen kann und dass man vor allen Dingen auch die Chance hat, Schlüsse zu ziehen aus dem, was vorher falsch gelaufen ist und was man jetzt in der Zukunft auch besser machen kann. Dazu gehört beispielsweise, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie eigentlich die Maßnahmen nach der Finanzkrise gewirkt haben und wie viel an öffentlicher Infrastruktur sie gefährdet und zerstört haben, die gerade jetzt wieder gefehlt hat. Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Staaten investieren können, dass wir das Gesundheitswesen stärken können, dass Arbeitsplätze wieder entstehen und nicht neue Schulden in einer Größenordnung, die anschließend dazu führen, dass wir den Sozialstaat abbauen müssen. Dafür hat in Italien die Partito Democratico viel geleistet. Dafür tragen wir als Sozialdemokratische Partei Deutschlands viel bei. Aber dazu gehört auch die Gesamtheit der europäischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Wir haben auch da jetzt mehrfach uns nur treffen können in Videokonferenzen, aber schon das war eine gute Begegnung mit euch, mit anderen, und vor allen Dingen hat es jetzt auch schon zum ersten Mal ein Treffen in Brüssel gegeben, wo wir uns wieder Auge in Auge gegenüber gesessen haben. Wir haben etwas gemacht, ich glaube, das anders war als früher, obwohl wir noch immer in der gleichen Koalition sind, wie das auch in der Finanzkrise am Anfang der Fall war. Aber wir haben einen anderen Finanzminister. Und ich glaube, dass es ein sozialdemokratischer Finanzminister ist. Das hat sich gezeigt und das hat sich auch ausgezahlt für alle europäischen Partner. Es geht nicht darum, mit Austerität andere zu gängeln und anderen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern dafür zu sorgen, dass wir alle unsere Kräfte wieder mobilisieren können. Liebe Freundinnen und Freunde, ich sehe bei all diesen Problemen eben auch bei den Herausforderungen, die wir haben, auch die Chance für Europa. Es ist eine Chance, jetzt zu zeigen, dass wir gemeinsam mehr leisten können als jeder Einzelne. Es gilt für ein wirtschaftsstarkes Land wie Deutschland, das viel Abhängigkeit hat, ist manchmal gar nicht so bewusst von den europäischen Partnern. Es gilt aber für das wirtschaftsstarke Italien, für Spanien, für Frankreich, für andere, auch für die kleineren Staaten in Europa genauso. Der europäische Fortschritt, der ist aber alles andere als selbstverständlich. Wenn wir nicht gemeinsam daran arbeiten, wenn wir nicht als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür sorgen, dass dieses Europa nicht nur wirtschaftlich stark ist, dass es sich eben nicht nur als eine Wirtschaftsgemeinschaft versteht, sondern dass es eine Gemeinschaft von Völkern, von Menschen ist, von Kulturen, die sich gegenseitig unglaublich bereichern und die vor allen Dingen eine soziale Stabilität bieten können, die kein einziges Land alleine in dieser Europäischen Union und schon gar nicht anderswo für sich in Anspruch nehmen könnte. Solidarität und Souveränität, die leiten uns durch diese Krise und die müssen auch Leitgedanke für die europäische Integration sein. Solidarität angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise bei der Ausgestaltung einer zukunftsfesten und nachhaltigen Wirtschaft und auch zum Vermeiden von Flucht und Migration aus anderen Teilen der Welt. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Dieses Europa darf nicht einzelne Staaten allein lassen mit dem, was auf sie zukommt, wenn Menschen in anderen Teilen der Welt ihr Heil, ihr Glück in Europa suchen, weil wir alle in Europa oft auch nicht darüber nachgedacht haben, an welchen Stellen der Welt Menschen für uns arbeiten und unter schlechten Bedingungen leben, die dann irgendwann entweder auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich will mein Glück auch anderswo suchen, aber oder die sogar durch militärische Konflikte, durch Umweltschäden, die entstanden sind, eben nach Europa kommen. Deshalb braucht die Europäische Union, wenn sie damit fertig werden will, eine starke Sozialdemokratie in allen ihren Mitgliedstaaten. Und lasst uns in Zukunft und jetzt schon beginnend für ein solches starkes sozialdemokratisches Europa werben und dafür arbeiten. Ich wünsche euch alles Gute bei dem Festa dell'Unità. Nochmal, es wäre so viel schöner, jetzt in Modena zu sein. Aber es ist auch schön,
aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin zu grüßen und euch wirklich ein schönes Fest zu wünschen, verbunden mit der Hoffnung, dass beim nächsten Mal das Treffen direkt stattfindet und dass wir uns auch wieder die Hand schütteln können, uns umarmen können und sagen können, wir Sozialdemokraten in Europa, wir halten zusammen und wir bringen dieses Europa nach vorn. Alles Gute, salute, alla prossima volta. In collegamento con Bruxelles abbiamo Sergei Stanishev, che è presidente del Partito Socialista Europeo. C'è il collegamento in corso o non ancora? Ah, ecco, sì. Buonasera, grazie per essere tra noi a distanza. Vorrei cominciare da lei, Presidente, facendomi un po' alle ultime parole dette da Walter Borjans, presidente dell'SPD. Cioè questo ruolo della socialdemocrazia in Europa è stato un ruolo importante per conseguire questo risultato del 21 luglio scorso. Qual è stato il ruolo che ha avuto secondo lei e qual è il ruolo che può avere ancora perché questo risultato vada nella direzione di un'Europa più solidale, più aderente ai valori e alle prospettive della socialdemocrazia europea. Buonasera a tutti, è davvero un piacere essere con voi e mantenere questa grande tradizione della festa dell'unità. Io ho già partecipato al vostro evento e mi ricordo un'atmosfera molto calda e diciamo delle discussioni molto vivaci. Mi rammarico davvero di non essere presente con voi in questa occasione. Ma sfortunatamente la crisi del Covid pone dei limiti che non possiamo tralasciare e superare, almeno per il momento. Però sono felicissimo di essere con voi. Devo dire che i mesi passati sono stati molto densi, ma anche i mesi futuri saranno estremamente intensi per la politica europea e per la famiglia europea. Quello che posso dirvi, e lo dico con orgoglio, è che fin dall'inizio di questa crisi la nostra famiglia del socialismo democratico ha seguito una linea molto chiara. O riuscivamo insieme e in un ambiente, in un'atmosfera di solidarietà, a superare questa crisi, oppure saremmo affondati uno dopo l'altro, ma saremmo affondati tutti. E qui non sto parlando soltanto della dimensione sanitaria della crisi, ma soprattutto delle conseguenze e della dimensione economica e sociale di questa crisi. Perché vedete, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, nel mese di marzo, quello di cui abbiamo bisogno è un piano di recupero che sia vasto, un piano che sia anche di fatto tempestivo nella sua attuazione. Altrimenti questa sfida andrà a distruggere l'Unione Europea. E non so se mi sentite, dice il presidente Stanishev. Da questo punto di vista abbiamo fatto moltissimo, devo dirlo. Adesso, dopo la decisione di luglio, è una realtà avvenuta a seguito di un lungo negoziato a cui abbiamo preso parte attiva. Il Consiglio europeo ha approvato il piano di recupero. E ci sono elementi in questo piano che davvero sono rivoluzionari
che noi abbiamo sospinto per mesi e all'inizio nessuno credeva che sarebbe davvero successo. Prima di tutto, per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea avrà un debito condiviso, cioè quello degli euro bond, o meglio, dei bond europei del Recovery Fund. In secondo luogo, gran parte dei fondi sarà di fatto un esborso nei confronti dei paesi che li useranno per i loro piani. E c'è un altro elemento che è molto importante per il progresso trasversale dell'Europa. Non vogliamo che il piano di recupero ci porti alla situazione precedente, vogliamo utilizzarlo per una modernizzazione che voglia dire sviluppo sostenibile per tutti i paesi e per le loro società. Ecco perché abbiamo preso posizione fin dall'inizio a favore di un elemento ambientale molto forte, dunque l'attuazione del Green Deal, che non fosse lasciato indietro all'interno del piano di recupero. Ma contestualmente abbiamo insistito e abbiamo ottenuto un buon risultato relativamente alle condizionalità democratiche. Lo Stato di diritto devono essere protette in tutta Europa. Io davvero vorrei sottolineare il ruolo del nostro commissario in tutto questo processo. Mi riferisco soprattutto a Paolo Gentiloni, commissario per l'economia, il quale è dietro a molte delle idee e delle iniziative che adesso troveranno realizzazione. L'esempio principale è quello dell'iniziativa SURE, S-U-R-E, dell'Unione Europea, sviluppata proprio da Paolo e anche da Nicolas Schmit, commissario per gli affari sociali, e fornirà fondi a tutti i paesi che hanno bisogno di fondi per lottare una crescente disoccupazione, ma anche per dare sollievo a tutti coloro che ne hanno bisogno. E vorrei altresì sottolineare il ruolo dell'SPD anche all'interno della nostra famiglia. Voi sapete bene che per essere efficaci all'interno dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, abbiamo bisogno tra di noi, nelle nostre discussioni, di trovare una linea comune e tracciarla chiaramente. E io credo che il PD sia stato veramente funzionale e attivissimo in questo senso e a quest'uopo. E sono veramente grato ai compagni, incluso Piero Fassino, che sono felice di vedere per tutte le attività, per l'atteggiamento di iniziativa volto ad ottenere di più. Ancora una volta, per noi socialisti, questa crisi rappresenta un'enorme sfida. Ma vedete, rappresenta anche un'opportunità. La crisi del Covid ha messo a nudo le debolezze del modello sociale neoliberale. Ha mostrato chiaramente quanto sostanziali siano i servizi pubblici e anche che c'è bisogno di migliorarne la qualità e l'accessibilità attraverso un'iniezione di fondi, di soldi. E ha anche mostrato questa crisi che in una situazione come quella che stiamo vivendo, un intervento di Stato a livello dell'economia è necessario per sostenere l'economia e migliorare la vita delle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che devono sopravvivere. Io mi rallegro che siamo riusciti ad allontanare la tentazione
che è stata sostenuta dalla destra ad una risposta solo economica a questa crisi. Ecco, abbiamo evitato di ripetere quello che è avvenuto nel 2009 e nel 2010. Al contrario, semmai oggi la linea dell'Unione Europea è molto diversa, sia in termini di sostanza che in termini di direzione che abbiamo intrapreso. Insomma, è tale da fornire possibilità e liquidità alla società per attraversare queste acque turbolente e traghettarsi dall'altra parte, dove c'è il futuro. Una priorità generale per noi, ovviamente, è sempre stata quella dell'Europa sociale. E noi continueremo a combattere per l'Europa sociale negli anni venturi, nei mesi venturi. Perché vedete, qualche tempo fa i primi ministri europei hanno firmato un proclama che ha sancito il pilastro sociale dell'Unione. E adesso noi su questo dobbiamo lavorare, affinché il pilastro sociale non sia soltanto una lista di intenzioni, ma semmai un programma di lavoro che diventi realtà, grazie al nostro agire. E un altro elemento estremamente importante per il nostro futuro. La priorità oggi è quella dell'attuazione più veloce possibile del piano di recupero che è stato concordato col Fondo Monetario Internazionale. Perché a luglio il Consiglio Europeo ha approvato il pacchetto finanziario, davvero delle cifre impressionanti, non si può negare. €1.850.000. Ma se questi fondi non arriveranno alle imprese, alle regioni, alle persone in tutta Europa, e se non arriveranno a queste persone quanto prima, allora questa decisione non avrà alcuna importanza. Perché in ogni paese del nostro continente, dell'Unione, che sia la Francia, l'Italia, la Spagna, c'è bisogno di assistenza adesso. Ed è per questo che noi dobbiamo insistere presso le nostre istituzioni per una rapida attuazione del piano. E ovviamente dobbiamo cooperare sempre di più con il PD, con il vostro governo. Io credo che insieme possiamo cambiare l'Europa, trasformarla in un luogo più giusto, più sociale, dove la solidarietà non è soltanto una dichiarazione di intenti, ma una realtà che si vive. E quindi vi auguro di poter tenere un'ottima discussione, io sarò in ascolto e poi ci ricollegheremo. Grazie. Grazie Presidente. Io inizierei la discussione con Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri della Camera, una lunghissima esperienza in campo internazionale e tra le altre cose sarebbe interessante, io penso che Fassino abbia la capacità di ridare anche una funzione molto forte alla Commissione, come nei tempi migliori quando la Commissione Esteri della Camera ha avuto un ruolo molto, molto importante in alcuni snodi fondamentali della politica estera italiana. Io vedo nelle parole di che abbiamo appena ascoltato un ottimismo che può essere già messo in discussione, per esempio, dalle prossime elezioni regionali in Italia. Cioè, quello che voglio dire e chiedere a Fassino
sia la, diciamo, il successo elettorale rispetto alle aspettative del 2019 nelle europee, sia questo accordo di cui si è parlato adesso, ci mettono al riparo da possibili colpi di coda, ritorni, diciamo, di fiamma della destra sovranista anti-europea, o dobbiamo tenere ancora alta la guardia? In questo caso, come dobbiamo contrastare possibili rigurgiti di quello che abbiamo visto negli anni scorsi? Va bene, grazie intanto alla festa di Modena, alla festa nazionale dell'unità, di questo invito, e grazie soprattutto ai tantissimi militanti e volontari che non sono seduti su queste sedie perché sono nelle cucine, sono i veri protagonisti di questa bellissima e straordinaria festa, e credo verso di loro dobbiamo avere davvero un sentimento di grande gratitudine. Per venire alle cose, saluto naturalmente il presidente Stanishev, con cui da anni collaboriamo, che ci sta ascoltando, e io credo sia nelle sue parole sia nelle parole che abbiamo ascoltato di uno dei co-presidenti della SPD, il Partito Socialdemocratico Tedesco, emerge che cosa? Emerge una considerazione che credo anche noi dobbiamo avere molto presente, e cioè che senza un'Europa forte e unita noi non saremmo stati in grado di affrontare la pandemia Covid-19 come l'abbiamo affrontata fin qui, e non saremmo soprattutto in grado di uscirne. Vedete, noi veniamo da anni nei quali anche in Italia c'è stata un'onda antieuropea, no? Per un lungo periodo in Italia, come in tutti i paesi europei, c'era uno scontato sentimento a favore dell'Unione Europea, dell'integrazione europea, dell'Europa unita. Poi a un certo punto questo sentimento così scontato ha cominciato piano piano a franare, e ha franato sotto i colpi soprattutto di una destra che ha cominciato a accreditare nell'opinione pubblica, nei cittadini, l'idea che l'Europa non fosse una convenienza ma fosse un vincolo, che non fosse un'opportunità ma fosse un peso, che insomma stare in Europa fosse più un rischio che non un'opportunità, e che non convenisse stare in Europa. Bene, Covid-19 ha, secondo me, dimostrato esattamente quanto fossero prive di fondamento quelle rappresentazioni. Intanto, come ha ricordato Stanishev, l'Europa ha fatto uno sforzo gigantesco in questi mesi che non ha pari con nessuna scelta europea precedente. Complessivamente l'Europa ha messo in campo un volume di fuoco finanziario di risorse per affrontare la crisi pari a 1.800 miliardi di euro, che è una cifra gigantesca. Solo per quello che riguarda l'Italia, questo significa che l'Italia beneficerà di qui ai prossimi anni di 300 miliardi di euro che derivano da finanziamenti europei per affrontare le conseguenze di Covid-19, rimettere in moto l'economia italiana, rimettere in moto la crescita. 200 miliardi arrivano all'Italia per il fondo per la ricostruzione, quello che in termine inglese viene chiamato il recovery fund, il fondo per il rilancio degli investimenti. Altri 100 miliardi derivano da altri strumenti, quali, anche qui si usa un acronimo, una sigla, il SURE. Il SURE è 100 miliardi che l'Unione Europea ha stanziato per finanziare le casse integrazioni dei paesi che hanno dovuto, per effetto del Covid, ricorrere massicciamente alla cassa integrazione per i loro lavoratori. Di questi 100 miliardi ne arrivano 25 all'Italia. Il MES adesso ormai i giornali ne hanno parlato ampiamente. Che cos'è? Il MES è un fondo che l'Unione Europea costituì nel 2011 di emergenza per intervenire a sostenere i paesi in crisi. Di fronte alla pandemia si è stabilito che ci sia una linea di credito finalizzata a
sostenere investimenti nel settore sanitario da parte dei paesi in modo tale da mettersi, attrezzarsi per affrontare l'emergenza sanitaria, sia le conseguenze di Covid-19 sia eventuali nuove emergenze. Questo fondo significa per l'Italia altri 37 miliardi che arrivano al nostro paese. La Banca Centrale Europea ha comperato in questi mesi più di 1.000 miliardi di titoli, 220 miliardi di questi titoli sono titoli europei. Dice, cosa importa questo alle famiglie italiane? Moltissimo. Perché con questa operazione di acquisto la Banca Centrale Europea ha fatto in modo che il valore dei titoli si stabilizzasse, non perdessero valore. E non perdessero valore neanche i BOT e i CCT che le famiglie italiane hanno comperato per investire i loro risparmi. È stata una misura di tutela dei risparmi degli italiani, oltre che un'iniezione di liquidità notevole per le casse dello Stato. La Banca Europea degli Investimenti ha fatto un fondo di 200 miliardi di garanzie per le imprese che devono investire, e avanti di questo passo. Cioè l'Europa ha fatto uno sforzo gigantesco, senza il quale nessun paese europeo, Italia per prima, sarebbero in grado oggi di mettere in campo quelle politiche di investimento e di rilancio della crescita che sono necessarie per uscire dalla, diciamo, dalla paralisi, no? A cui siamo stati costretti dalla pandemia, perché noi con il lockdown, no? Abbiamo per 3 mesi sospeso tutte le attività produttive, commerciali, economiche, siamo stati tutti costretti a cambiare le nostre regole di vita a partire dal contenimento in casa, l'insieme delle attività del paese si è bloccato, sappiamo che non è una guerra totalmente e definitivamente vinta, perché ogni giorno abbiamo i bollettini che ci dicono che qua e là ci sono ancora focolai, quindi siamo impegnati da un lato a dover contrastare la ripresa del contagio e contemporaneamente però soprattutto a far ripartire il paese, a rimettere in piedi il paese, a riprendere le attività di ogni ordine e grado, e tutti quei provvedimenti che l'Europa ha messo in discussione sono la benzina, no? Per rimettere in moto lo sviluppo del paese. Quindi tutto questo cosa dimostra? Che l'Europa c'è, e senza l'Europa tutti saremo quello che ha detto il co-presidente dell'SPD nel suo messaggio. Da soli, ciascuno di noi, Germania compresa, saremmo tutti più deboli. Nessun paese europeo da solo sarebbe in grado di affrontare le conseguenze della crisi, mentre grazie alla strategia europea che si è messa in campo, ogni paese europeo, che poi deve fare la propria parte naturalmente, però è più forte perché ha le risorse aggiuntive che l'Europa gli mette a disposizione che gli consentono di affrontare la crisi. Quindi io penso che viene una grande lezione. Tra l'altro, nel giro di poche settimane si sono risolte questioni che erano aperte da 40 anni, ve ne dico una. Questi 1.700 miliardi del Fondo per la ricostruzione, 200 dei quali arrivano all'Italia, come sono finanziati? Da dove arrivano? Molto semplice. L'Unione Europea emette titoli, come fa lo Stato italiano quando emette BOT, CCT e tutte queste cose, emette titoli sul mercato con un tasso di interesse che remuneri chi li sottoscrive, e i cittadini sottoscrivono questi titoli e l'Europa incamera i soldi per fare l'operazione di sostegno agli investimenti. Cioè si fanno gli eurobond, cioè eurotitoli. Era 40 anni che si discuteva se fare o non fare gli eurobond. La crisi ha risolto questo problema e l'Unione Europea oggi, grazie a questo meccanismo, dispone di risorse finanziarie più grandi di quelle che discuteva prima, perché fino a ieri il bilancio dell'Unione Europea era costituito da che cosa? Dai contributi che ogni Stato, l'Italia, la Germania, la Francia e la Spagna, davano all'Europa, e la somma dei contributi costituiva il bilancio dell'Unione. Da ora in avanti il bilancio dell'Unione è costituito dai contributi, ma anche dalla possibilità, attraverso l'emissione di titoli, di attrarre, raccogliere risparmio sul mercato dei capitali. Vedete come le cose cambiano, e cambiano in fretta, e come la crisi è sollecitatore, no? Di cambiamenti e di innovazioni molto importanti. Quindi io penso, è finito, che
se c'è una cosa che ci consegna questa vicenda è essere consapevoli che l'Europa è importante, è essenziale, è necessaria e che insieme possiamo essere in grado di produrre politiche e ottenere risultati molto più grandi di quelli che può produrre e ottenere ciascun paese europeo da solo. Ma Valeria Fedeli, volevo sottoporre la tua attenzione quello che ha detto oggi il presidente Mattarella, cioè ha fatto un discorso molto elevato sull'Europa, ha detto la pandemia è stato uno spartiacque per l'Unione Europea, in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovatrici. A me sembra però l'affermazione più interessante sia quando dice l'Unione Europea non sia una mera istanza di trasferimento di fondi. Ecco, quindi che cosa significa questo? Cioè noi ci aspettiamo che da questo momento in poi l'Europa vada nella direzione di qualcosa di più di una somma di stati per quanto solidali tra loro. Tanto grazie, buonasera, ringrazio anch'io tutti i nostri volontari a questa splendida festa, ringrazio Modena perché secondo me si è dimostrata ancora una volta capace di riaprire anche in presenza, che non era facile ovviamente, la festa dell'unità nazionale. Guardate, le parole di Mattarella oggi sono importanti e in realtà ci responsabilizzano. La prima responsabilità che Mattarella dà è a noi e al governo nazionale, e cioè lui dice, perché questo è il punto politico di lettura dal mio punto di vista delle grandi parole del presidente Mattarella, dice: noi dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità che ci è capitata anche dentro una vicenda drammatica come quella del coronavirus, però dobbiamo saperla cogliere per costruire un'Europa in grado di essere interconnessa e in grado però anche l'Italia di sapere che cosa ha scoperchiato il coronavirus e come può e si deve avere una prospettiva di paese per costruire le nostre proposte per superare i gap che noi abbiamo visto in questo periodo e che servono esattamente a costruire quello per cui l'Europa ci dà i finanziamenti. Questo è il primo punto, poi lo approfondisco. Il secondo punto è questa Europa, cioè la capacità che ha avuto il governo italiano, bisogna dirlo, le forze politiche, il Partito Democratico in particolare, di essere capace dentro a questa contingenza, anche con il commissario Gentiloni ovviamente, ma con la capacità di costruire quella svolta di dialogo, di condizioni, di reciprocità, cioè di costruire anche un passo in più. Questo anche Mattarella dice: noi dobbiamo costruire un'Europa più coesa, più politica, più coordinata su diversi piani. Questo è il secondo grande, secondo me, messaggio del Presidente. Però guardate, magari poi di questo possiamo tornare a parlarne, ne può parlare anche Alessandro Alfieri. A me cosa importa, cioè a me la cosa che ha colpito del discorso del Presidente Mattarella è che io l'ho sentito incitare a una responsabilità nazionale, a non sfuggire al fatto che questa opportunità ci deve portare ad essere forti e coerenti nelle proposte che la politica, il Parlamento e il governo italiano deve fare per accedere a quei finanziamenti. Cioè ci ha responsabilizzato, perché questo è un elemento che può andare avanti a costruire l'Europa e non invece a regredire. Faccio tre esempi partendo da un'analisi che dal mio punto di vista poco si fa anche nel dibattito su come dobbiamo corrispondere a costruire di più un'Europa solidale, un'Europa che tra l'altro invera i suoi principi, cioè un'Europa che include, un'Europa che mette al centro una crescita sostenibile, un'Europa che mette al centro una qualità del lavoro, perché poi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione questo ti dicono. Ma c'è un punto, secondo me, che è importante dire, perché questo per esempio è una parte della responsabilità italiana che comunque ci deriva anche da asset che l'Europa ci pone. Che cosa è successo col Covid? Noi dobbiamo anche sapere leggere quello che è avvenuto. Quando dicevo prima, il Covid in Italia ha scoperchiato alcune cose.
ha scoperchiato il fatto che noi poco in Italia valorizziamo e diamo forza ai cosiddetti lavori di cura. Nessuno lo dice. Non a caso però la sanità, a maggioranza di donne, infermiere, medici, ricercatrici, sono stati il punto fondamentale per la tenuta, per la risposta, anche per l'esperienza. Secondo grande settore che è stato in campo, perché non ha chiuso, lo voglio dire questo, non ha chiuso la sanità, ma l'altro grande settore fatto prevalentemente da donne è stato quello dell'istruzione, con tutti i limiti, ma c'erano gli insegnanti, il personale tecnico-amministrativo, i dirigenti che hanno accompagnato, certo con una distanza molto forte legata per esempio al digitale, ma accompagnato quella fase. C'è stata, cioè, che cosa? Guardate, questo è un punto che io considero importante da dire. C'è stato il fatto che in campo il Covid ha scoperchiato un valore che noi post-Covid dobbiamo dare a tutto il lavoro di cura, dobbiamo dare valore ai lavori di cura. Quando si dice c'è un'economia della cura da rimettere in campo, perché bisogna cambiare anche paradigma dal punto di vista degli investimenti. Allora, quando si dice l'investimento in sanità per allargarlo, per ammodernizzarlo, per renderlo territorialmente più forte, quando si dice investiamo sulla conoscenza, sull'istruzione, ma vuol dire a 360 gradi, stai parlando esattamente di questo. Quando dici che dobbiamo innovare e dare valore e investimento, e questo diciamo ci deriva anche dagli investimenti che ci propone l'Europa, sul sociale, non un sociale come l'abbiamo conosciuto, su un sociale che si innova, perché noi dobbiamo rendere professionalmente forte il lavoro che storicamente viene fatto nelle case non retribuito. Penso alla questione del sostegno ai lavoratori o ai familiari fragili, alla non autosufficienza, a ciò che esattamente dovrebbe essere un'economia della cura. Guardate, oggi, proprio per stare nel nostro dibattito europeo internazionale, oggi Timmermans, in un'intervista importante, ha esattamente detto questo. Ci ha detto è necessario che l'insieme dell'Europa, diciamo così, investa in questo, perché il Covid questo ha scoperto. Poi in Italia c'è un punto in più, e secondo me anche su questo il presidente Mattarella, che ovviamente non entra nel dettaglio, ma ti dà la spinta, ti dà l'orizzonte, ti dice come sistema paese ti devi muovere, ti dice anche dobbiamo diciamo, utilizzare questa fase per superare i gap tecnologici che abbiamo, i gap di crescita che abbiamo, di investimenti per esempio nel digitale, nel sostegno all'innovazione del nostro sistema, diciamo, economico, quindi sostegno alle imprese, perché qui c'è un nesso molto stretto. Quando noi diciamo mettiamo al centro il lavoro, noi stiamo dicendo che vogliamo mettere al centro il lavoro di qualità dentro ad un'economia che vuole essere nazionale ed europea. Qui secondo me c'è il punto importante, un'economia che compete nel mondo. Ora, magari sarà una domanda che ci viene fatta dopo, ma l'occasione di rendere gli stati europei sempre più, diciamo, interconnessi da tanti punti di vista, sempre più politicamente coesi, sempre più capaci di essere, uso una parola antica che però va costruita, facile da dire, complicata da realizzare, cioè gli Stati Uniti d'Europa, però è questa dimensione che a noi serve per stare in campo, anche per realizzare, diciamo così, gli obiettivi che oggi abbiamo di fronte, perché queste sono le scelte necessarie, sono scelte che ci servono, guardate, per affrontarli esattamente con questa consapevolezza. Il Covid ci ha dimostrato che siamo interconnessi, che non ci sono le barriere al virus, no? Tant'è che dobbiamo agire da questo punto di vista insieme, sul vaccino, sulla ricerca, sul fatto che poi deve essere reso disponibile, diciamo così, reso pubblico e non c'è qualcuno che privatamente può soltanto utilizzarlo perché ne fa ricerca. Quindi c'è una spinta in questo senso. Per stare alla domanda, io credo personalmente che il grandissimo e straordinario messaggio oggi di Mattarella ci dice questo. Guardate con lucidità ciò che è avvenuto durante il coronavirus. Mi raccomando, come paese, parla alle forze politiche, parla al Parlamento, parla al governo. Mi raccomando, non sprecate questa occasione, cioè agite come sistema paese esattamente dentro a ciò che abbiamo negoziato insieme in Europa. Perché poi alla fine
i punti di riferimento, le linee guida che l'Europa ci dà per accedere al MES per quanto riguarda la sanità, al Recovery Fund per quanto riguarda la costruzione, e ti dà appunto delle linee precise, ti dice esattamente coordinatevi anche su queste scelte. Poi ciascun paese deve guardare in casa sua quali sono i gap che ha oggettivamente per arrivare a quegli obiettivi, ma il tema è esattamente costruiamo insieme in modo sempre più coordinato, sempre più diciamo in qualche modo armonizzato, non uguale, perché la parola uguale è sbagliata, perché ciascuno deve fare le sue parti come paese interno e nel rapporto con gli altri paesi europei in Europa, perché noi portiamo i nostri interessi anche nel rapporto con gli altri stati, così si costruisce l'Europa. Però la spinta è più Europa oggi e più Europa sociale, più Europa dell'inclusione, più Europa sostenibile. E io non lo dico perché io sono anche una donna, ma perché guardare e valorizzare i lavori di cura e l'occupazione delle donne è un interesse di tutto il paese ed è un interesse di tutta l'Europa. Senza questo, che ha anche un intreccio su ciò che è emerso durante il Covid, noi non creiamo le condizioni per una crescita sostenibile, equa, inclusiva ed egualitaria. Dunque, Alessandro Alfieri, che è capogruppo al Senato per la Commissione Esteri per il PD, volevo porre questo tema. L'Europa che è stata descritta da chi ti ha preceduto, può diventare la protagonista di un nuovo ordine mondiale se diventa quella che noi auspichiamo? Teniamo anche conto di un fatto, che abbiamo perso la Gran Bretagna in tutto questo, cioè forse non possiamo anche dire che ci siamo potuti muovere in un certo modo perché non eravamo più appesantiti da un paese membro che poneva problemi? Grazie Guido, buonasera a tutti voi. Anch'io voglio, però se me lo permettete, iniziare con una considerazione che ha a che fare con questa festa. Quest'anno non era scontato, ne abbiamo parlato anche con la classe dirigente nazionale, se era il caso di fare la festa nazionale come l'abbiamo fatto e tante feste in giro sul territorio. Alla fine abbiamo detto sì, nonostante tutto, però l'abbiamo potuto fare perché noi abbiamo una comunità di donne, di uomini e una storia. In una fase di partiti personali, il Partito Democratico è l'unico partito che si può permettere di fare feste di questo genere, perché ha una comunità di donne e di uomini, e di questo io sono orgoglioso. Lo dico da persona che ha fatto per quasi 6 anni il segretario regionale in Lombardia, il Partito Democratico Lombardo, è stata una palestra, e so qual è la difficoltà di volontari e volontari e delle persone che qui lavorano e che vedete. Ebbene, quest'anno è maledettamente più complicato perché le regole Covid, che noi vogliamo rispettare in maniera scrupolosa, rendono più difficile. Quindi veramente quest'anno un ringraziamento è ancora più sentito a tutte le volontarie e volontari, quindi appunto sono orgoglioso di essere parte di questa comunità e dico grazie a loro, penso che vada il nostro applauso, il nostro caloroso sostegno. Detto questo, la domanda che ha fatto Guido è molto interessante. Io penso che sia la domanda delle domande, perché in un mondo che rischia di tornare a un nuovo bipolarismo, l'abbiamo conosciuto in passato, durante la Guerra Fredda, oggi due attori emergono con una forza inedita, da una parte la Cina e dall'altra parte gli Stati Uniti. Ed è evidente che o noi giochiamo come Europa o le grandi partite internazionali ci passano sopra la testa, e lo vediamo in un momento in cui gli Stati Uniti hanno preso sotto la presidenza Trump delle decisioni che mettono a rischio l'ordine internazionale precedente, quello multilaterale in cui l'Europa si muoveva e la stessa Italia si muoveva, diciamo, con maggior agio, con la capacità di giocare anche dentro le differenze degli altri paesi. Ma oggi gli Stati Uniti hanno in qualche modo rotto quell'ordine multilaterale dentro le organizzazioni internazionali, dentro
all'interno della NATO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nelle principali organizzazioni internazionali e mondiali, nelle Nazioni Unite. L'avete visto, Trump si è tolto dall'accordo per il nucleare in Iran, che era stata una grande conquista di Obama e dell'Europa, che provava a mettere in campo a fianco certamente alla forza militare anche la forza del dialogo, e quindi cercare di superare le sanzioni, cercare di dialogare, con il dialogo integrare, far ripartire gli scambi economico-commerciali che spesso sono propedeutiche alla capacità di aprirsi anche dal punto di vista delle relazioni sociali e culturali, che aprono contraddizioni dentro i paesi che vengono poi messi in crisi. L'abbiamo visto in passato su altri settori. Trump si è ritirato dall'accordo sul clima, una scelta scellerata, aveva firmato Obama e ha sentito le pressioni delle lobby che l'avevano portato alla presidenza, a vincere delle presidenziali molto combattute con Hillary Clinton, e si era ritirato. Potrei parlarvi di altre scelte, il disimpegno nell'area del Mediterraneo, lo sappiamo noi, le nostre difficoltà in Libia derivano anche da quello. Avete visto cosa è successo con il mancato appoggio ai curdi, con il ritiro dei militari americani poco tempo fa, e di come i turchi sono entrati e penetrati in un confine ormai labile con la Siria, aprendo un caso internazionale. Ecco, per dirvi che il disimpegno degli Stati Uniti da una parte e il fatto di andare avanti decisi sulla via unilaterale, e dall'altra parte la Cina, o l'Europa gioca le proprie partite, tiene in piedi un approccio multilaterale, o noi rischiamo di non giocarle queste partite. E a maggior ragione l'Italia. Avete visto anche Trump quando dice meno soldi alle Nazioni Unite, inutili queste agenzie, l'attacco all'Organizzazione Mondiale della Sanità nel momento di maggiore difficoltà, in cui i paesi dovevano andare d'accordo per una strategia comune, per trovare il vaccino, per scambiarsi informazioni per essere più efficaci nell'affrontare il coronavirus, nel scambiarsi informazioni sui protocolli con cui affrontare questa sfida. Ecco, il nostro ruolo invece è quello, e l'abbiamo fatto anche nel passaggio in cui abbiamo provato a tenere in piedi il lavoro dell'OMS, proprio per dire, non è che non vedevamo alcuni limiti del lavoro delle agenzie, ma attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Il rischio di mettere in qualche modo in difficoltà un sistema multilaterale dentro il quale noi ci stiamo e possiamo essere protagonisti. Vale per la NATO, vale per l'Europa. E l'Europa è il punto fondamentale, cioè le parole che avete sentito da parte dei tedeschi, che loro sono l'unico forse paese che potrebbe fare a meno, ma loro stessi si rendono conto che per uscire dalla crisi economica, per affrontare la crisi del Covid, per affrontare il tema enorme dei cambiamenti climatici, o quello di contare dentro una politica estera che non è mai stata comunitaria, ma è stato un coordinamento di politica estera, se vuoi contare hai bisogno di tutti i paesi europei, hai bisogno dell'Italia. E non è un caso che noi siamo riusciti, grazie a Paolo Gentiloni, al nostro governo, a tante persone che ci hanno lavorato, a ritornare centrali. E io chiudo con un ragionamento che vorrei provare a farvi riflettere, perché molto spesso sento anche in questi giorni dirigenti, anche autorevoli del nostro partito, dire basta con questa subalternità al Movimento 5 Stelle. Continuando a dirlo, magari è una profezia che si autoavvera. Noi in realtà in quest'anno li abbiamo fatti cambiare su questi temi notevolmente il Movimento 5 Stelle. Ve lo ricordate Di Maio, ministro dell'Industria, che al posto di andare a trovare il suo omonimo a Parigi a discutere di strategie sul tema della politica industriale, la cooperazione fra i due paesi, andava a trovare uno dei capi dei gilet gialli che aveva chiesto il giorno prima a Macron di andarsene a casa, di essere sostituito col capo di Stato, con il capo delle forze militari che aveva appena dato le dimissioni. Ecco, quel Di Maio lì, oggi è Di Maio che dice appartenenza al campo atlantico, sì all'Europa, sì al Recovery Fund, sì a un approccio più chiaro sul tema dei diritti umani. Ve lo ricordate il Di Maio che diceva, quando è andato a parlare con Xi Jinping, al di là della gaffe che abbiamo voluto dimenticare, ma che non ha detto una parola su quello che stava succedendo a Hong Kong. Giusto qualche giorno fa, grazie al lavoro che abbiamo fatto con Piero, con Valeria, con i nostri della Commissione Esteri, parlando con lui è stato molto più netto.
quindi sia la relazione commerciale, sia i rapporti politici con la Cina, ma allo stesso tempo a un paese amico noi diciamo che non va bene quello che sta succedendo a Hong Kong, perché quando sono messi in discussione diritti e principi che sono dentro la nostra Costituzione, noi abbiamo il dovere di dirlo. Questo non vuol dire interrompere i rapporti economici e politici con un grande paese come la Cina. Però per farvi capire come noi abbiamo cambiato radicalmente l'approccio populista dei 5 Stelle nei confronti dell'Europa. Il governo giallo-verde esaltava il sovranismo della Lega e il populismo dei 5 Stelle. Lavorando con noi hanno assunto una posizione molto più responsabile. Ve lo ricordate? Eravamo isolati. Parlavamo male della Francia un giorno sì e l'altro pure. Conte sentiva, quando andava come presidente del Consiglio del governo giallo-verde, sentiva tutta la diffidenza dell'emiciclo di Strasburgo. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Pian piano abbiamo ricostruito il consenso. Ministro Amendola, Gentiloni, il nostro governo, le nostre persone più rappresentative hanno fatto la spola nelle cancellerie europee. E perché siamo arrivati a fare il recovery fund? Non è una cosa che è arrivata così, miliardi che piovono dal cielo. È stato un lavoro complicatissimo di diplomazia internazionale, di rapporto con le capitali europee. Non parlavano più con Salvini col passato governo. E cosa abbiamo fatto? Pian piano abbiamo ricostruito il consenso. La lettera dei 9 che ha aperto la strada alla proposta degli Eurobond, veramente un successo che da 40 anni ci aspettavamo, su cui nessuno avrebbe scommesso. Certo, il Covid da questo punto di vista ci ha aiutato, ma abbiamo messo insieme la Spagna, la Francia e l'Italia insieme ad altri paesi, e la Germania ha dovuto scegliere. Le avete sentite le parole iniziali? I principali partner europei. La Germania sapeva da che parte stare in quel momento e ha dimostrato la Merkel di essere una grande statista. E abbiamo rimesso insieme i paesi, grazie alle alleanze, grazie al lavoro faticoso, sotto traccia. Questo è essere una forza responsabile. E oggi al centro dell'agenda politica c'è il Recovery Fund, grazie all'azione del Partito Democratico. E quindi anche chi dice subalternità verso il Movimento 5 Stelle, inviterei a ragionare su questo pezzo. Certo, ci sono alcune partite simboliche, viva Dio, quando si fa un accordo di governo si concedono dei punti alle persone con cui contrai un patto, ma sul versante dell'Europa, sull'appartenenza atlantica, sui fondamentali della politica estera del nostro paese, che quelli che ti danno stabilità, che ti permettono di stare dentro un mondo complicatissimo come quello di oggi e di surfare sulle contraddizioni della globalizzazione, noi ci siamo. Allora io direi che questo è un passo avanti che abbiamo fatto, adesso dobbiamo meritarcelo, che la sfida vera adesso è capire come spenderli, come coinvolgere tutte le forze politiche, le associazioni di categoria, le forze sociali, il sistema delle autonomie locali, il territorio, i grandi progetti che servono al Paese, ed è quello che dovremo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi piuttosto che litigare tra partner di governo, piuttosto che dire chi ha vinto, chi ha perso dopo le elezioni regionali, io direi che la nostra ossessione deve essere quella. Abbiamo vinto la sfida in Europa, oggi dobbiamo vincerla in Italia. Dunque, vorrei interpellare nuovamente il presidente Stanishev per avviarci verso le conclusioni, se è in linea con noi ancora. Ecco, sì. Beh, diciamo che la discussione si è spostata su temi internazionali, sul ruolo che l'Europa può avere nel mondo. Ecco, ma ci sono dei dossier immediati con cui confrontarci. Si è parlato della Cina, di Trump. Io volevo chiedere, anche alla luce della sua esperienza, cosa pensa del rapporto tra l'Unione Europea e la Russia in questo momento, con quello che sta accadendo. Cosa può fare l'Europa per pesare su alcune scelte fondamentali della Russia, anche per quanto riguarda questioni che a noi stanno molto a cuore, come i diritti delle persone, la legalità, eccetera. Prima di tutto vorrei commentare gli altri interventi a cui ho assistito con grande attenzione. Ci sono tante lezioni che possiamo imparare e che abbiamo imparato in questo anno.
Ci sono delle lezioni essenziali, dicevo, che negli ultimi mesi abbiamo imparato. Giustamente Piero diceva che gli importi del piano di recupero, i suoi volumi, sarebbero stati impossibili per i paesi singoli, e questo ovviamente smentisce tutto quello che hanno detto i partiti della destra e la Lega Nord. Posso però dirvi che questo risultato non è un risultato che è arrivato così da dare per scontato. C'è stata moltissima esitazione tra i vari paesi relativamente al recovery fund o al piano di recupero, ed è lì che i nostri leader politici, il nostro gruppo, i nostri commissari hanno spinto, forse tessendo una tela non sempre visibile, ma di fatto hanno creato un cambiamento enorme in Europa. Però perché questo cambiamento si concretizzi è importante che questi soldi non rimangano inutilizzati. Vorrei rammentare al PD, ai membri del governo, che veramente dovranno fare tutto quello che è in loro potere per elaborare il piano di recupero nazionale il prima possibile, perché per poter cominciare a lavorare la Commissione aspetterà il piano nazionale di recupero da ogni singolo paese, e che di fatto dirà come saranno utilizzati questi fondi per sostenere le rispettive economie. Io conosco molto bene Roberto Gualtieri, il ministro dell'economia italiano, una persona estremamente efficiente, e ho fiducia che la vostra compagine lavorerà bene. Anche Valeria l'ha detto giustamente nel suo intervento: i servizi pubblici, la cura, i servizi medici devono esserci, ci vogliono investimenti diretti. Dobbiamo sempre rammentare, anche come progressisti, che il capitale umano è il capitale più potente nella concorrenza, nella competitività. E poi c'è l'economia digitale, che aiuterà l'Italia ad essere anch'essa più competitiva. Però bisogna anche investire nelle persone, l'assistenza sanitaria, nuovi tipi di produzione. E poi, tornando alle parole di Alessandro, vorrei sottolineare un dato per poi rispondere alla sua ultima domanda. L'Europa non sarà mai come la NATO, perché non è un'alleanza militare, è un'alleanza di valori, è un'alleanza soft ed è a vocazione internazionalista, e questo è un dato estremamente progressista, almeno questo è basato su come noi vediamo il mondo, e di conseguenza il dialogo rimane la componente più importante, è il nostro valore aggiunto rispetto agli altri attori a livello globale, perché le superpotenze, gli Stati Uniti, la Cina ad esempio, tendono a dialogare ma basandosi sulla forza, che sia la forza economica, che sia la forza militare o qualsiasi altro tipo di posizione di forza, ed intendono, o di solito tendono ad imporre la loro visione sulle altre parti. Perché noi siamo diversi, abbiamo un modo diverso? Perché noi riteniamo, pensiamo che i risultati debbano essere ottenuti attraverso il negoziato, attraverso il negoziato, attraverso l'equità, e questo cambia davvero le cose. L'abbiamo toccato con mano, la politica estera di Trump ha cambiato tantissimo, ha portato all'isolamento, all'individualismo, all'egocentrismo, veramente all'egoismo diffuso, in una posizione che è caratterizzata da questo. Quindi in un certo senso la nostra debolezza è il fatto che siamo 27 paesi, tutti con un patrimonio culturale diverso, interessi diversi in aree diverse, diventa un patrimonio perché siamo più bilanciati delle altre superpotenze. E
Ovviamente questo vale per la nostra relazione con la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Noi non ci possiamo porre in una situazione di scontro continuo. Io so che può essere molto difficile prendere posizione con dei partner così ingombranti, ma abbiamo bisogno di un dialogo se vogliamo arrivare a delle soluzioni. E non dovremmo dimenticare, soprattutto noi del nostro movimento, che l'internazionalismo basato sui valori, sulla democrazia, sui valori umani, sui diritti umani e sulla pace è proprio parte del nostro DNA e non dovremmo mai deviare da questo tipo di mentalità o di posizione. E in questo contesto mi preme dire che abbiamo bisogno di più Europa nelle relazioni internazionali. In questo momento siamo in una bizzarra situazione. Il servizio esterno dell'Unione Europea, che è la nostra voce verso l'esterno, non è abbastanza potente. Ecco, per diventare veramente efficienti sotto questo punto di vista, dobbiamo potenziare questa voce, dobbiamo lavorare e la nostra voce soprattutto deve essere molto di più una voce sola perché sia rispettata, anche perché abbiamo imparato delle lezioni. Diciamo che le nostre relazioni internazionali hanno uno stampo più commerciale o economico e la crisi le ha danneggiate, le ha rese zoppe. Noi abbiamo bisogno di una maggiore autonomia dal punto di vista europeo, dal punto di vista economico, dal punto di vista della politica industriale, soprattutto un'indipendenza strategica. Abbiamo bisogno di più produzione interna che ci renderà più indipendenti. Questo non significa, è ben lungi da me dire che abbiamo bisogno di isolarci, dobbiamo esportare stabilità, dobbiamo rappresentare, diciamo, un promotore di pace, di negoziati di pace con soluzioni accettabili per tutti. E ovviamente dobbiamo continuare a sostenere il multilateralismo perché le relazioni internazionali hanno bisogno di un'impronta più multilaterale che di un'impostazione individuale. Ma se domina un solo paese il mondo non esiste più, il mondo è multipolare in tutti gli aspetti, che sia dal punto di vista politico, economico e militare. È sempre la stessa cosa. Qui l'Europa può essere credibile, può essere solido come attore e giocarsela meglio, ma sempre insieme. Grazie a tutti per aver ascoltato questa interessante conversazione. Ringrazio Piero Fassino, Valeria Fedeli, Alessandro Alfieri e ringrazio Stanishev che ci ha seguito da lontano ma da vicino al tempo stesso, come avviene oggi. Buonanotte. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato